Il pareggio alla fine della partita è un risultato che è giusto, perché poi loro prima di fare il gol hanno avuto un paio di occasioni per pareggiare. È logico che quando arrivi all'ultimo minuto e stai vincendo qua con una prestazione di spessore, ti rimane il rammarico per il gol preso, perché quella è una palla sparata in aria, succede a tutte le squadre all'ultimo minuto di giocarla in quel modo, ci hai preso gol, rimane il rammarico lì, ma lì non c'è da colpevolizzare nessuno o da trovare l'errore su quella palla lì. Quella è una palla giocata in aria in quel modo, chi fa calcio lo sa benissimo, succede e ci abbiamo preso il gol. Non è la prima volta, non sarà l'ultima, e tante volte è successo. Dispiace per come è successo. E quindi quella è l'unica rammarico che posso avere. Per il resto il girone d'andata si chiude con 28 punti, un girone d'andata di spessore, e lo testimonia la prestazione oggi qua a Monza, dove siamo venuti a giocare con un'idea precisa, con identità, cercando di dominare il non possesso e col possesso palla. Una prestazione notevole contro una squadra che rispetta enormemente e che è molto forte. E quindi il bilancio a oggi, chiudiamo il girone d'andata con 28 punti. Ci manca qualche cosina, perché qualche pareggio nel girone d'andata poteva essere diverso. Si perlungheramente, però è un girone d'andata molto significativo da parte nostra, per l'idea, per il risultato, per la continuità, per quello che la squadra ha fatto. Però resettare il tutto, e da sabato ci abbiamo una partita troppo importante, molto più importante.